Allora, abbiamo il mago di Az, si prenda lei la responsabilità di questo nome. Ah, mi faccia lo spelling del nome. Ho scritto A-Z. Az che mago, Az che magia. Certo. È quasi una sigla di una provincia, A-Z. Sì, sì, c'è una nuova provincia tra L'Aquila e Avezzano che si chiamerà Az, tra l'altro. Anche lei già lo sa, no? Lo sappiamo già da un sacco di tempo. Dovrebbe nascere a breve tempo. Io sono di Avezzano, però questa cosa non l'avevamo concordata, ma lui dice che Avezzano presto sarà provincia. Sì, c'è tra Avezzano e Sulmona una nuova provincia. E ve lo dice il mago di Az, che potrebbe essere un'esclamazione... È nato, devo dire la verità, è nato Roccaraso il nome, il mago di Az. C'era il gruppo di vigili urbani di Napoli che, mentre mi hanno visto, vestito... A piedi nudi, così, ecco, magari si può anche... Gianfranco Mazzocchetti, una pennellata, come si dice. E via. Sì, sul Mona non c'è speranza? Non lo so. Altrimenti sarebbe il mago di Su. Ambra, ciao. Ciao. Sì. Si degna di una, di un'intervista? Sì. Bene. Allora, questa qui è la telecamera. Ecco, il tuo commento su questo assalto che ti stanno facendo i fans. Positivo, mi piace, cioè, è quello per cui lavoro, è il mio mestiere. Cosa stai facendo adesso esattamente? Perché sei arrivata con un macchinone, con l'autista. Con... Questo è un regalo, in realtà uno arriva come può, basta raggiungere. A chi può e chi non può, no? Come si suol dire. Tu puoi? Senti, certo, sto intervistandoti. Bene. Festival... Buono, nel senso tranquillo, cioè niente di eclatante, però bravi, hanno dato spazio alla musica. Senti, noi daremo un Cannaruzzetto d'oro a Pavarotti, che cosa ne pensi di questa idea? È ottima, direi, ma molto. Ma guarda, guarda. Per nostalgia, ma sei dei tre quarti, comunque vabbè. Per nostalgia italiana, un sito internet, un saluto a tutti gli italiani nel mondo. Da Ambra Angiolini, comunque lo direi. Un bacio a tutti gli italiani nel mondo, ciao. Allora, tra poco saremo in diretta su Radio Kiss Kiss. Gigi D'Alessio, non dirgli mai. Non dirgli mai. A chi? Non dirgli mai all'uomo che stai vicino, insomma, tutti i momenti belli che hai trascorso insieme a me. Cioè, questo è il sunto un po'. Perché questa è una storia d'amore, insomma, anche se siamo lontani, non è mai finita. Cioè, anche perché è vero che non conviene sempre dire tutto, no? No, non si deve proprio dire nulla, se specialmente stavamo bene insieme, insomma, di tutto quello che abbiamo trascorso. Gigi, riusciamo a comunicare ai telespettatori le tue emozioni in questo momento? Ma le emozioni sono grosse, innanzitutto quello di stare in un cast eccezionale, tutti big, insomma, di alto livello, il palcoscenico di Sanremo che fa tremare tutti, insomma, ieri ha fatto tremare Morandi, figurati me. Insomma, però insomma, io mi sono fatto forte di, insomma, di mia madre, la forza che mi ha lasciato mia mamma. Ho cercato di dare il meglio di me stesso, ovviamente l'emozione nei primi 20 secondi c'è sempre per tutti, poi dopo mi sembra che è andato bene perché l'ho visto registrato, insomma. Io tutto sommato cerco di fare solo una bella figura. Gigi, hai parlato di tua madre, non c'è più, però mi sembra che ti segua sempre, hai dei contatti con lei, vi sentite, ti comunichi con lei. È proprio lei che mo adesso nell'ultimo periodo ha inserito proprio il turbo, sta andando proprio alla grande. Ti strappo questo segreto, hai dei contatti particolari con lei? No, è un contatto spirituale, insomma. Benissimo. Allora senti Gigi, io intanto ti do l'opportunità di, e la daremo anche a chi dall'altra parte vedrà il messaggio, di salutare per nostalgia italiana gli italiani che sono nel mondo. È un sito internet, o almeno è un saluto che va a tutti coloro che in qualche modo hanno un legame con l'Italia, che sono in tutto il mondo, no? Allora, a te, per nostalgia italiana, firma questo messaggio. Allora, per nostalgia italiana, sono Gigi D'Alessio, mando un bacio forte e un abbraccio a tutti gli amici italiani nel mondo. Ricordatevi che gli italiani siamo i migliori in assoluto. Ciao a tutti. Anche perché di napoletani ce ne sono tantissimi nel mondo, ma l'uomo è l'uomo, quindi chi apprezza la musica internazionale non ha frontiere. Giusto. Un pezzettino, Gigi, del tuo brano, non dirgli mai? Dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Basta così, grazie a Gigi D'Alessio. In bocca al lupo, come si dice. Crepi. Allora, questa volta veramente hai il tuo spazio che ti offriamo, che puoi dire quello che vuoi. Non verrai censurato, non verrai picchiato. Sei stato picchiato? Sì, beh, diciamo, questo è un incidente che è successo qualche settimana fa a Roma, dei giovani poco simpatizzanti, che non erano in sintonia col personaggio, mi hanno
storto il pollice, la botta qui con un manganello e una sulla gamba, ma cosa che capita. Una cosetta. Come c'è l'autografo, la richiesta, però c'è anche chi non è, come dire, simpatizzante. Ti presenti per favore, vuoi dire, perché come magari io... c'è chi può non conoscerti, no? Allora, io sono il profeta del Con, mi rompi scatole, colui che va sempre in televisione a regalare i preservativi, e oramai, dopo 3 anni di attività e centinaia di irruzioni, adesso sì, sarai media, TV privata, qualsiasi cosa, l'importante è che ci sia una telecamera con la lucetta rossa accesa, sbuca la mia capoccia. Giocando sul fatto che oramai questa capa, chi vede questa capoccia, lo associa subito all'uomo del preservativo che sarei io. Certo, non tutti, ma un certo numero di pubblico sì. Quindi io ogni volta che inquino la televisione con questa testa, è come se facessi vedere che io, come se avessi in testa un grande preservativo. A Roma si dice hai la faccia da, io ho la faccia da, e il preservativo dove si mette? Lì sopra. Quindi effettivamente, come dire, la connessione e il messaggio subliminale viene spontaneo. La sostanza di questo messaggio che noi vogliamo dare qual è? Perché mi sembra che sia la cosa più importante. Il messaggio più importante è quello di invitare la gente a capire che il preservativo deve essere utilizzato per egoismo, cioè per tutelarsi. Poi effettivamente nel momento in cui uno usa il preservativo con una donna o un uomo, poi in base ai gusti evidentemente, lo fa per se stesso, facendolo per se stesso lo fa anche per gli altri, quindi è fondamentale l'uso. Io ricordo che tutta questa storia mia nasce da un amico che è morto di AIDS a 22 anni. Una cosa seria, ce l'hai il preservativo qui? Il preservativo ce l'ho, simbolico. Beh, tiriamo fuori questo preservativo, non se ne parla più, su. Io lo regalo, su. Lei è sposato, vedo la fede, comunque sì, il preservativo può anche essere utilizzato tra marito e moglie. Bene. Io passo questa campagna perché l'appoggio, io l'appoggio questa campagna. Bene. Grazie. Bene. A lei. Promesso, non sei stato censurato, eh? Grazie molte. Io vi se mi fai un urlo finto, come se ti facesse male. Ecco. Benissimo, grazie, grazie. Bene, ciao, grazie. Allora, in questo albergo si sta realizzando, producendo la vita in diretta, e tra poco uscirà Mino Reitano, vero Roberto? Sì, con Gianni Agus, ha già cantato 2 canzoni, adesso sta per scendere, perché siamo venuti insieme in tassi, adesso torneremo insieme in albergo. Ovviamente il tassì è stato pagato regolarmente da Mino Reitano, quindi questo qui lo dobbiamo dire. Gli consegneremo anche il canarozzetto d'oro o d'argento, Roberto? Forse per la sua carriera, forse quello d'oro è più idoneo. Dipende anche dal fatto se va a Pavarotti o no. C'è una giuria che adesso deve pensare questo. Anche in base alla disponibilità poi decideremo. Notizie su questo canarozzetto, realizzato da, mi sembra, tirati un po' più avanti, realizzato da Calisse. Calisse, e poi ti ricordi il famoso orafo che ha realizzato il canarozzetto d'oro e quello d'argento, che noi consegneremo ai due. E poi Calisse è famosi per aver vinto il Festival di Sanremo. Ricordiamo anche Filippone, che mi sembra che sia importante, lui è lo sponsor di questo canarozzetto d'oro. Poi faremo vedere anche la ricetta a base di canarozzetto. Adesso aspettiamo Mino che sta per scendere. Di spalle, quindi appena scende, speriamo, perché sono in tanti a volere l'intervista del Mino Nazionale. Allora, per nostalgia italiana abbiamo Mino Reitano, che è ospite qui della trasmissione La Vita in Diretta, no? Sì, diciamo, sono un po' ospite di tutti i programmi, sono i giorni di Sanremo, il Festival di Sanremo, quindi diciamo sono partito con Domenica In, facendo un ascolto altissimo, Domenica In va in onda in tutto il mondo, ho fatto anche il 90° minuto addirittura, che è andato in onda in tutto il mondo. Poi essendo anche il simbolo degli italiani nel mondo, perché io sono stato un emigrante, quindi essendo stato... di questa finestra, nostalgia italiana, il saluto agli italiani nel mondo di Mino Reitano e a tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con l'Italia e la amano, no? Io da Sanremo vorrei dirvi questo, sono il Royal di Sanremo, cioè dovete sapere che Mino Reitano vi adora, perché nasce dal niente, cioè io sono dovuto partire dalla Calabria con una valigia piena di speranza andando in Germania, poi stavo diventando cittadino tedesco, ma il mio saluto ve lo voglio fare in una lingua inglese, perché mia madre è siciliana, mio padre è calabrese, e io vorrei salutare un po' vicendo così con questa lingua che voi capiscite tutti, capiscite i veneti, i friulani, i romani, i labruzzesi e tutte quante, state buoni. Mi raccomando, facetevelo prendersi una bella salute i Mino Reitano, qua la mano. Per la nostalgia italiana il saluto di Mino Reitano, e intanto noi consegniamo il canarozzetto, il canarozzetto d'oro a Mino Reitano. Sì, sì. Ah, okay, sì, ecco il canarozzetto d'oro. Facciamolo vedere. Ecco.
Ecco, che hanno alzato loro, e io vorrei salutare tutti gli amici che ci ascoltano. Bene. No? Anche il nostro amico Angelo Donati, un bacione. Il nostro amico qui, Enzo, a tutti quanti, e a te. Ciao Mino. Io vi do un bacione. Come al solito, sempre tanto affetto, caloroso e bravo. Aspettate, ma arrivo in tournée mondiale quest'anno. Un tour mondiale in tutto il mondo, in tutte le nazioni. Un bacione. Ciao Mino. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. Per il tassì ci pensi tu? Eh? Paghi tu, no? Sì, sì, sì. Certo. Tutto pagato. Sì, sì, certo. Grande generosità. Cittadinanza locale di Sanremo, ragazzi. Sì, grazie. Grazie. Ciao Mino. Ciao. Tutto bene? Vieni qua, Mino, vieni qua. Marco, ciao, un saluto per Nostalgia Italiana, il sito internet che va in tutto il mondo. Ciao, Nostalgia Italiana. Sì, per gli italiani che sono nel mondo. Per gli italiani che sono nel mondo. Sì. Come va? Bene. Gli amici del quartiere che dicono? Gli amici del quartiere stanno nel quartiere. Sì, ma vi sentite? Di tanto, di tanto. Sì. Senti, vorremmo darti il Cannarozzetto d'oro, te lo possiamo dare? Dammi quello che vuoi. Sì, Roberto, dov'è? Un attimo solo, così consegniamo il Cannarozzetto d'oro a mano. Vai, no, un attimo solo, stiamo finendo l'intervista. Date il Cannarozzetto d'oro per Marco, per favore. Scusami. Sì, no. Ecco qui. Cannarozzetto d'oro per Marco Mazzoni. Ah, guarda, bellino. Con una promessa, Marco, che se dovessi vincere lo indosserai la sera del... Non te lo prometto perché non vinco. Grazie. Già lo sai? Sì, sì, lo so, lo so. Marco. So anche chi vince. Ah sì, chi? Sì, la Juventus. Ciao Marco, grazie. Allora Rita, si è da poco conclusa la trasmissione, sei stanca oppure ti vediamo abbastanza... Infatti, cioè, non sono stanca per niente, sono contenta e soddisfatta. Non per niente sei forte. Grazie, grazie. No, sono molto contenta di passare questi 5 giorni qui a Sanremo con la vita in diretta, Michele Cucuzza e Gianfranco. Certo, certo. Vogliamo dare il Cannarozzetto d'oro a Rita Forte, è un premio che abbiamo istituito. Sì, il Cannarozzetto e la canna. No, però so che cos'è il Cannarozzetto, insomma. Infatti il piatto che ci ha preparato il cuoco Filippone. Oh, d'argento, benissimo. E questo è... dove lo devo mettere? Qui? Abitarlo? Sì, no. Non mangiarlo. Non hai non bisogno. Mangiarlo sicuramente no. Rita non ha bisogno di allora, una... Ma che devo quell'onore di questo Cannarozzetto? La tua bravura, la tua professionalità. Grazie, vi sembra ringrazio. Che sia una cosa evidente. Grazie, vi ringrazio, siete molto gentili. Allora, per Nostalgia Italiana, un saluto agli italiani che si trovano all'estero, nel mondo, di Rita Forte, Nostalgia Italiana. Beh, io un saluto particolare veramente a tutti gli italiani all'estero. Il mio sogno è quello di andare all'estero e cantare tutti i grandi successi italiani e napoletani per tutti coloro che si trovano all'estero e che non possono venire in Italia, almeno per il momento. Questo sarebbe, mi farebbe molto piacere, chissà. Spero. Rita, firmiamo questo saluto agli italiani all'estero con un breve messaggio musicale, credo che ci siamo. E allora con quale canzone? Una canzone rappresentativa? Sull'Oriente magari potrebbe essere un invito a tornare in Italia. A tornare in Italia per loro. Sì. Vido mare quanto è bello, ispira tanto sentimento, come tu che tieni a mente, cascetato poi tu. Rita Forte. Ciao. E qui l'applauso di tutti, tutti gli italiani. Grazie. Cioè, veramente. Che magia, grazie a te. Vi salutiamo e basta, seguite, mi raccomando, guardate tutte le trasmissioni perché qua ogni giorno esce uno scoop nuovo. Quindi. Sì, pomeriggio, Rai 2, certo, la vita in diretta. La vita in diretta. Oh, lo impone la televisione, lo impone la televisione e noi resteremo così per 3/4 d'ora, che quando mi ricapita. Grazie. E noi è proprio da copione, mi hanno detto che devo restare così. Nostalgia italiana. Nostalgia canale. Lo vedi, piano piano cantano, ballano. Qua può darsi che sia. Vabbè. Allora, non amarmi, passerà Aleandro Baldi. Buonasera. Buonasera. Per i nostri telespettatori. Ovviamente Aleandro stava un po' distratto perché stava ripensando al ritornello, al refrain della canzone Non amarti, che noi vorremmo offrire ai telespettatori delle televisioni che rappresentiamo, televisioni emittenti televisive riunite, in modo che inglobiamo, e anche per Nostalgia Italiana. Per Nostalgia Italiana, Aleandro Baldi, Non amarmi? Facciamo sentire un pezzettino? Certo. Prego.
No, come faccio a cantare così al telefono? A me piace cantare bene. No, no, è il microfono, Leandro. Ah, no, vabbè, concludiamo col saluto. Sì. Concludiamo col saluto. No, è il microfono. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Nostalgia Italiana. Sì. Grazie. Grazie, Leandro. Ciao. Allora, sempre di Gialisse, consegniamo il canarozzetto d'oro a Zucchero. È una cosa che si mangia, cos'è? Sì, certo. Dov'è? Certo. Eccolo qui. Vorremmo il suo apprezzamento, maestro. Va bene anche per lei questo? Grazie, lo devo leccare, cosa devo fare? No, lo devo pescare? Sì. Se è una stupidaggine vi spacco la faccia, eh? No, non è zucchero. Cos'è questo qua? Oh, questo qui è d'argento, è il canarozzetto. È un premio che abbiamo istituito proprio per Sanremo. Ma quello d'oro qui, dov'è? È dentro, tiriamo fuori quello d'oro. No, tiriamo fuori quello d'oro perché altrimenti il maestro... È un altro d'argento, è una sola! Avete cercato di fregare! Vergogna! Siamo stati ricevuti dal maestro Luciano Pavarotti, per noi è un immenso onore e piacere essere qui con lei, la sua grande disponibilità. Piacere, grazie maestro. È un piacere anche mio per poter dire due parole sul sito internet Nostalgie Italiane. Nostalgia italiana, chi va all'estero sa benissimo che cos'è la nostalgia italiana, è l'amore di patria, sembriamo tutti dei patrioti quando andiamo all'estero, anche se siamo già nel 2000, se andiamo sulla luna, sembriamo dei garibaldini. Perché? Perché l'Italia è una grande, grandissima nazione e quando andiamo via ci sentiamo molto così, col cuore stretto, come che ci sia una morsa. Da parte di Luciano Pavarotti per il sito Nostalgie Italiane, un grande abbraccio, potete vedermi lì. Cosa penso del festival di Sanremo? Ma è come che lei faccia una domanda così alla mamma, dire cosa pensa di suo figlio. Non è che Sanremo sia esattamente mio figlio, però insomma sono dentro una barca assieme agli altri, una barca molto simpatica. È una barca dove tutti sono e tutti vogliono essere, o tutti vorrebbero essere. E il giornalista riempie pagine e pagine tutti i giorni e va avanti per una settimana o due prima, e forse anche ci saranno degli echi dopo, non così importanti come l'apertura, che è stata una cosa molto, molto bella. Ci sono... non so, stamattina mi hanno consegnato un plico alto così. Erano i giornali che parlano del Festival di Sanremo. Grande pila enorme, che vuol dire che c'è un grandissimo interesse. Il motivo di questo interesse è anche è quello che mi ha fatto pensare di venire qui praticamente a divertirmi col Festival di Sanremo, e anche a essere testimone di questo Giubileo 2000 che vorrebbe cercare in tutte le maniere di azzerare il debito che 52 stati hanno, i più poveri praticamente hanno verso gli stati più ricchi. Lei è ambasciatore in questo senso? Ma io sono ambasciatore di questa notizia, sono ambasciatore per la pace dell'ONU e quindi mi fa ancora più piacere essere qui per dire queste cose. Si è sempre adoperato per... Sempre l'ho fatto e sempre lo farò. Mi hanno fatto ambasciatore dell'ONU, penso, proprio perché hanno visto che mi adoperavo comunque lo stesso. Poi c'è il Pavarotti and Friends che anche quest'anno... Sì. Vuole che ne parliamo del Pavarotti and Friends? Sì. Quest'anno è il 6 di giugno e ancora avremo dei grandi protagonisti che sono i cantanti pop, i gruppi pop, mi aiuteranno a raccogliere, speriamo, tanti soldi per i paesi, sempre ancora siamo lì, i paesi più poveri, perché noi facciamo sempre qualcosa di tangibile, perché o facciamo un ospedale o facciamo un villaggetto, una... sempre per i paesi più poveri. C'è Nicoletta che organizza, no? Prego? C'è Nicoletta che organizza? Sì. Siamo un po' tutti, lei è il direttore d'orchestra, eh? Noi siamo dei violini, dei stromboni. Bene, allora maestro, noi la ringraziamo tantissimo,
siamo veramente contenti, onorati e soddisfatti. Nostalgia Italiana, un grandissimo saluto. Questa volta stiamo carburando. Ecco, io sono questo qui e questo, voi non ci credete, è il 2000, siamo già nel 2000. Che bello Roberto, ci troviamo a Sanremo. Magari all'Hotel Royal, magari il migliore. Ho sempre desiderato di trovarmi presso l'Hotel Royal. C'è Pavarotti, certo, Mino Reitano, la troupe di Striscia Notizia. Ci sono un po' tutti, ma voglio dire, per affinché si avveri questo sogno, ce ne vuole. Certo, giusto un sogno. Giusto un fantasma che magari ci aiuta, il fantasma della Marcuzzi. Hai visto la Marcuzzi? L'ho vista, sì, l'ho vista. Sì. Okay. Sta girando nei paraggi, no? Senti, ma tu pensi che questo qui sia un sogno o una realtà? Siamo a Sanremo, Festival di Sanremo, 50esima edizione. Dai. Sì, ma bussano. Ma che. Ma non ti svegliare, perché potrebbe essere la mamma per andare al lavoro, no. Non ti svegliare. Dietro, hai visto che c'è dietro sì. C'è. Anche i sogni sì, danno certe fregature, Roberto. Sì, ma dietro c'è la Marcuzzi dietro noi. No, non ci credo. Tu pensa che io un giorno sognavo di essere uno sceicco, poi sento qualcuno che mi chiama. Era la mamma che mi diceva sveglia, devi andare a scuola. Ma questo qui. Dietro c'è Marcuzzi. Ma non ci credo. Allora, parliamo del Festival di Sanremo. Festival di Sanremo? Le impressioni. Allora, Festival di Sanremo, le canzoni bellissime. Belle le canzoni, sono sì, belle canzoni. C'era anche bella gente, sì. Si presenta. La Marcuzzi dietro. È stato bello intervistare Pavarotti. Tu prima hai parlato di Pavarotti. E beh, certo, Pavarotti che non rilascia interviste poi né alla RAI né a Mediaset, a nessuno. È su in stanza, ma non scende ogni tanto, ma non è praticamente irraggiungibile, sì. Sappiamo che è su, ma che bello, che posto, ragazzi, che panorama. Peccato sia un sogno. E certo, però ma la Marcuzzi è vera. Ho capito, la Marcuzzi è vera, ma io non ci credo. Per me è un sogno e non mi giro, perché non vorrei che qualcuno mi dicesse: "Guarda, devi prendere servizio lì in televisione per il talk show numero zero". Noi restiamo qui, ci godiamo questo panorama e saremo pronti a registrare ogni momento per i nostri telespettatori, qualora fosse verità. E realtà non si sa mai, no? Quindi vale quello che ho detto. Certo. Per gli accrediti tutto a posto? O ribecchiamo la solita fregatura, arriviamo? Per gli accrediti diciamo che dovremo, oggi è lunedì, quindi dovremmo essere in tempo, no? Certo. Oggi è lunedì, sì. 21. Poi noi siamo sempre puntuali, quindi arriviamo in tempo. Veramente l'anno scorso arriviamo lunedì successivo. Però, allora, andiamo lì all'ufficio accrediti? Sì, direi di sì. Aspetta, lunedì. Andiamo Roberto, la Marcuzzi. Sì. Signore e signori, buonasera. Buongiorno. Benvenuti a Telefestival. Il festival inizia oggi. Tutti i giornalisti sono arrivati. Circa 1400 da tutta Italia, però la direzione del festival ci comunica che soltanto due non sono ancora venuti a ritirare il loro pass. Sì. E si tratta del dottor Roberto Roberti e del dottor Enzo Coletta. Sembra, li hanno visti che si stavano imbarcando a Genova per la Corsica, mi dicono. Notizie attinte dalla redazione di chi l'ha visto. Sì, comunque Pino Nazio ci ha comunicato questa informazione. Ci ha comunicato questa informazione importantissima. Comunque anche senza di loro il festival avrà inizio regolarmente. No, è infinito, Giuseppe. Grazie a tutti e buongiorno, alle prossime edizioni. Finzione, realtà, sogno oppure no? Antonio Ricci. Sono destro. Sì, perché noi forse stiamo sognando di essere qui al festival e intanto siamo arrivati in ritardo, quindi non abbiamo trovato i passi, un macello, Antonio. Vabbè, ma però non avete perso niente, ve lo posso assicurare, siamo stati qui come avete potuto vedere da casa, tutto quello che c'era era lì. Senti, abbiamo saputo che avete infiltrato un uomo nei Mattia Bazzar, cioè è vero sta cosa? È il maestro Perversi che... un nostro uomo che prima era quello che accompagnava il maestro Pavarotto al pianoforte
e adesso, come potete vedere, nei Mattia Bazzar. Quindi è vero di questa mafia ligure? Che... Ma è assolutamente vero, la mafia ligure esiste e adesso, come vedete, Fazio è ligure e lì adesso decideremo all'ultimo momento chi far vincere, perché stiamo mettendo su un'asta. O anche chi non far vincere, perché sinceramente chi vince poi viene colto da una sfiga terrificante, ecco, per tutti gli anni. Volevo appunto dire se conveniva vincere, invece mi sembra di no. No, sembra non appunto che ci sia una grossa, una maledizione per chi vince. Come i famosi Calisse, no? Che vincono. Sì, i Balisse. No, i Calisse, perché Calisse è il nostro oroco che ha coniato per Antonio Ricci il Cannarozzetto d'oro. Ti ricordi l'anno scorso? No, oh, io sono Filippone del Cannarozzetto. E del Cannarozzetto, perché Filippone questa volta, l'altra volta era Zeffirino, adesso Zeffirino se n'è andato a Las Vegas, lo sai, no? Hanno coniato Venezia, quindi tuo amico Zeffirino. Quello conia. Hotel Filippone, ristorante, ha cucinato per noi questi Cannarozzetti. Uno è d'oro e lo diamo a te. Roberto, allora, questo rito è la prima volta che... ufficiale. Magico, certo. Un momento magico. Consegna. Colore rosso. Possiamo fartelo dare da Alessia, pure sì, soltanto da Alessia? No. Sì, sì. Allora, intanto facciamoglielo vedere. Ma anche voi, datemelo anche voi, che poi Alessia la... Ecco qua. Questo qui... Consegna Antonio Ricci. Consegna, ecco, facciamo una consegna di nuovo. Ecco. Come signora Alessia, venga, sì, è consegnata. Sì. Alessia. Deve esserci una consegna ufficiale. Adesso Alessia consegna Antonio. Consegna, no, non viene la cerimonia. Sì, prego. Grazie. Cheese. Sì. Allora, due parole su questo Cannarozzetto. Calisse lo ha coniato, vinsero Sanremo, ti ricordi, in coppia? Sì. Sì, ecco, I Calisse. Porta così sfortuna che hanno... No, ma non è ma che ti piace questa cosa, di la verità. No, sta cosa ti piace, Antonio? Non vorrei che questo avesse la sfortuna dei Calisse. No, meno male. Non vorrei che portando questo... Assolutamente. Mi cadesse in testa un mago. No, però sta cosa ti piace, mi sembra. Il Cannarozzetto... Cannarozzetto, anzi, se la prossima me ne fate un piatto di questi, sì, io lo prendo. Un piatto intero, io lo prendo. Ah, va bene. Possono essere anche di quelli commestibili. Ma anche d'argento. Placcati. Sì. Oh, questo qui è d'oro veramente. È proprio un premio che vogliamo dare alla stima e alla simpatia, alla genialità di Antonio Ricci. Questo qui ricorda, perché è una cosa sincera. No, perché ci vedono sempre che scherziamo. Diamo il Cannarozzetto, dissacriamo un po', come fate anche voi. Dicono stanno andando al Cannarozzetto. No, il Cannarozzetto lo diamo per stima. C'è uno di target, attenti. C'è uno di target che poi cambiano tutto, modificano. Non so da chi hanno imparato per queste cose che non vanno fatte. Ma potremmo far vedere il Cannarozzetto a loro, perché poi casomai lo potremmo girare anche al tuo omologo di target. È scappato, benissimo. Antonio, allora, noi ci salutiamo. Va bene. Siamo contenti di averti. È un piacere, all'anno prossimo. Sì. Tanto qui dobbiamo stare, no? Sì. E allora? Resisteremo, cioè continueremo a venire. Continueremo a venire. Dovrebbero fare un festival di 6 o 7 mesi per scalfirci. Arrivederci. Grazie Antonio. Attenzione che cade, ma che prima stavo per... Attenzione che io sto facendo 3 milioni d'anni. Sì, è vero. Oh, guarda che combinato là. Certo, io il massimo. Nostalgia italiana, italiani nel mondo, vi saluto. Perché siete andati nel mondo? Io lo so. Ma qui non se lo vogliono, non vogliono capire questa storia. Tornate al più presto se potete. Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Io. Allora Nicoletta Mantovani, grazie per averci concesso l'intervista, disponibilissima dobbiamo dire con tutti. No, grazie a voi. Sì. Proprio di carattere, lei così solare, così tranquilla, oppure poi, vabbè, parte l'energia, tutti la conosciamo. No, devo dire che è genetico, perché la mia mamma è così, quindi sono stata fortunata in questo, a prendere la vita con sempre un sorriso sulle labbra. Ieri il maestro in un'intervista ci ha detto, un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato grazie all'intercessione di Nicoletta Mantovani, ci ha detto che un po' lei è il motore e che loro sono un po' i violini, anzi lui ha detto i tromboni, riferendo forse. No, devo dire che Luciano è sempre molto carina con me, ma Luciano è una persona che prende sempre decisioni da sola. È chiaro che avere una persona di fianco che lo aiuta, lo sostiene così, può essere un aiuto in più, però lui fa tutto da solo. È cambiata un po' la sua vita, no? La mia?
La mia vita si è cambiata sicuramente, anche se io ho sempre cercato di mantenere le amicizie di prima, di mantenere lo stesso tipo di vita di prima. È chiaro che poi impegni importanti ci sono, viaggi intorno al mondo ci sono, però a me piace l'idea di rimanere sempre la stessa di prima. Però con l'importante organizzazione di Pavarotti in France. Sì, quello è sicuramente un momento molto importante, soprattutto perché è un momento benefico. Io sin da bambina ci ho sempre tenuto ad aiutare gli altri, attraverso Modena sto realizzando questa cosa e mi fa piacere quando vedo poi le costruzioni finite per, con tutti i soldi che abbiamo raccolto, vederle lì in piedi con i bambini dentro, per me è una tra le gratificazioni più grandi. Luciano è ambasciatore. Sì, Luciano è ambasciatore di pace per le Nazioni Unite e questa è una carica che l'ha onorato tantissimo e che cerchiamo di mantenere al meglio. Che tipo di televisione vede Nicoletta Mantovani? Poca, pochissima televisione, perché un po' perché sono sempre all'estero, un po' perché non reggo più un'ora, più di un'ora di televisione, proprio io preferisco leggere o uscire per una passeggiata, è difficile che guardi la TV. Quando perde le staffe come reagisce? Dipende, in genere o scendo in un mutismo assoluto e questo è quando sono molto arrabbiato, oppure se è un momento di rabbia o un'esplosione, però dopo 5 minuti per me tutto è finito. Questa è una cosa. Quale atteggiamento potrebbe far perdere le staffe a Nicoletta Mantovani? A me non piacciono le falsità, le persone che si vede che sono false e che mi raccontano le cose che so che non sono vere, questa è la cosa più. Mi fa scattare i nervi subito. Noi come sembriamo? Per quel poco che vi conosco, bene, altrimenti mi sei già arrabbiato. Bene, grazie a Nicoletta Mantovani e facciamo salutare per Nostalgia Italiana gli italiani che sono nel mondo. Allora, per Nostalgia Italiana saluto tutti gli italiani nel mondo. Tutti gli italiani nel mondo. Allora facciamo un aggancio, vai, per Nostalgia Italiana. Cioè. Allora, per Nostalgia Italiana. Un attimo solo, Nicoletta. No, dopo queste cose comandano. Ah no, allora facciamo così. Sì, mo te do io l'aggancio. Sì. Allora abbiamo concluso, ringraziamo Nicoletta Mantovani per l'intervista e lasciamo a lei il compito di salutare gli amici che sono nel mondo per Nostalgia Italiana. Per Nostalgia Italiana saluto tutti gli amici che sono nel mondo. Allora rifaccio, questa è quella buona, non posso essere così. Sono delle finzioni che noi facciamo ovviamente con Nicoletta, perché stiamo fingendo di non ricordare, ma è una cosa che abbiamo provato, cioè lo stiamo facendo con una certa professionalità, vero? Sì, vero Nicoletta? No, Antonio abbiamo dato il Cannaruzzetto d'oro, vabbè. Allora, per Nostalgia Italiana saluto tutti gli italiani che si trovano all'estero in questo momento e speriamo di vederci presto all'estero o al vostro ritorno in Italia. Anzi, tornate presto in Italia. Grazie a Nicoletta Mantovani da Sanremo. Sarà un sogno, non lo so, Roberto. Stiamo sognando, siamo qui? Credo di sì. Stiamo intervistando Nicoletta. No, è un sogno. La realtà sì. È ben altra. L'intervista che abbiamo fatto ieri è un sogno? Sì. No. Per me no. Ciao. È una conferma da parte sua, grazie. Ma con magari la faccio sì. Anche ballare. Lei fa il Gabibbo, lei no, oppure Patezio, Lenzo. Sì, lo fai così, sì, facciamo una cosa così. È tipo Striscio la notizia. La notizia dei giornalisti sono arrivati, no? Un fuoco la notizia. Ve lo siete cuccati, Antonio Ricci, qua a Sanremo? Con abbiamo consegnato poco fa il Cannaruzzetto d'oro. Ah sì? Sì. Oh, questa è una... Che poi tu sei di Imperia, quindi ad Imperia c'è una nota fabbrica di Cannaruzzetti, di pasta. Quindi non facciamo nomi. Non facciamo nomi, però. Ti tiri un po' più avanti. Marina Imperiale, no? Sì. Marina Imperiale, sì. Sono nata a metà tra Porto e Oneglia. Tu sei un po' sei Marina, però un po' imperiale. Un po' imperiale. Allora diamo questa notizia dei due giornalisti, lo facciamo dare a lei questo comunicato. Oh mamma, di cosa? Praticamente noi non siamo arrivati al festival e quindi se puoi dare l'annuncio che ci hanno visto verso la corsa. Ah ok, allora, li vedete queste due facce qua?
stampato wanted and wanted, ecco, non ce l'hanno fatta, sono scappati, in realtà non sono qua a Sanremo con me, questo è tutto un bluff, è un sogno, non è un bluff, è un sogno, mi dicono, per cui sono scappati e insomma la caccia è aperta. Io adesso noi fermati a 20 miglia la frontiera, no? Facciamo una fiction, in sogno, con la rallenti mentre ci salutiamo, no? Mentre dai, ci salutiamo, facciamo questa cosa un po' alla moviola. Questa volta vogliamo mostrare ai nostri telespettatori un aspetto molto importante del Festival di Sanremo, vero Roberto? Una cosa importante, Questo è il posto dove praticamente Luigi Tenco decise di porre fine ai suoi giorni di vita. Con l'ausilio di Daniela Iannuzzi ripercorreremo questa tappa importante festivaliera, un po' legata alla cronaca nera e ai tristi ricordi. E sentiamo un po', allora Daniela sa qualche cosa, dove andremo tra poco? Che cosa faremo vedere ai telespettatori? Beh, partiamo da Corso degli Inglesi, che è una delle strade in corso più antico di Sanremo. Tagliamo per Corso Nuvoloni, che è una strada altrettanto importante, e arriveremo all'Hotel Savoia. Sì. Via Nuvoloni è alle nostre spalle, adesso noi scenderemo e tra qualche istante faremo vedere le immagini di ciò che resta del celebre Hotel Savoia. Allora seguiteci. Ora siamo giunti proprio sul posto, alle nostre spalle quello che resta dell'Hotel Savoia, dove Tenco si tolse la vita tanti anni fa. Lo state vedendo e c'è una strana storia, vero? Sì, c'è una storia un po' particolare, perché dicono che nelle notti legate al festival il fantasma di Tenco si aggiri ancora nella sua stanza, quindi si sentono dei rumori strani, si sente addirittura, c'è chi sostiene che si senta ancora la sua voce. Ne parlano poco di Luigi Tenco, forse non conviene ricordare questa strana vicenda o almeno abbinarla al Festival di Sanremo, e quindi non ne parlano, capito Roberto? Quindi stiamo impreziosendo il nostro servizio, il nostro reportage, anche se sarà un sogno sicuramente, con questo pezzo di storia, come abbiamo detto, legato ad un momento triste, drammatico del Festival della Canzone Italiana. Questo qui era uno degli alberghi più importanti, se non il più importante, vero Daniela? Precisamente, era uno degli alberghi meglio frequentati ed era uno dei più importanti in assoluto per l'epoca. Sì. Adesso si stanno effettuando dei lavori di restauro, però sembra che forse riusciamo ad entrare dentro, con l'aiuto di amici. Grazie. Oh, qui dove ci troviamo? La parte Tenco, dove è mancato... Proprio dove si suicidò, qui, dove sì. Si sparò il colpo di pistola. Qua, sul posto qui. Sì, qui c'era proprio la stanza. La stanza qui, c'era tutta la sua armadietta, tutti i suoi mobili, tutto... Ma questa storia del fantasma, lei ha sentito qualche cosa? Qualche cosa, però ma sì, si parla... Sì. No, di notte qualche rumore si sente? Qualche rumorino si sente sempre, qualche cosa, però non... Spirito non ci sono, gli spiriti siamo noi, siamo. Lei non ha paura, non ha paura. Non ha paura di nessuno. Lei mi diceva che ultimamente ha tolto quello che restava dei mobili, no? Mobili, sì. Tolto via tutto, sì. L'ultima stanza è questa qui che abbiamo tenuta sempre da conto, diciamo, e poi abbiamo dato via. Il letto? Il letto? Sì, il letto e tutto. Ma comunque era una stanza piccolina per essere... Così. Un 5x2, 10-12 metri quadri. Letto matrimoniale oppure singolo? Singolo, singolo, un lettino singolo. Questo era l'ingresso, c'era un bancone enorme di legno. La hall, no? Una hall, sì, questo bancone c'è ancora.
e c'era uno di quei campanelloni enormi, bellissimi, antichi. Poi c'era ancora qualche poltrona qua quando ero venuta e beh, poi tutti questi bellissimi affreschi e via dicendo che c'erano, che adesso purtroppo non si vede più niente. Una volta sta venendo giù, ancora si vede qualche fregio, ci sono le aquile e poi mi sembra che sia lo stemma dei Savoia lì su in cima. Comunque ancora restano quasi intatte le colonne portanti. Allora il Savoia rievoca bei tempi antichi, no? C'era addirittura, ricorda la monarchia, ancora attuale il problema del far rientrare o meno i Savoia in Italia. Comunque i lavori di restauro dovrebbero prevedere per la fine del 2002 il termine della ricostruzione del Savoia, dopo ben 36 anni. Rievoca anche un'epoca in cui il Festival di Sanremo veniva proposto in bianco e nero, le immagini erano così, no? C'era un Celentano giovanissimo che cantava 24.000 baci, c'era Nilla Pizzi, sempre molto brava ma giovanissima, Gino Latilla, Luciano Daioli, insomma. Claudio Villa, Dalida e Luigi Tenco. La storia la sanno tutti, purtroppo questo bravo e indimenticabile cantautore, come ha detto Roberto, pose fine ai suoi giorni. E il problema poi è che non si seppe se era dovuto a problemi di gelosia nei confronti di Dalida, la cantante che aveva una storia con Tenco, se fu così deluso dall'insuccesso della canzone per il festival di quella annata che per questo decise il tragico gesto. Qualcuno avanzò l'ipotesi di una perdita al gioco. Sì, infatti qui abbiamo il Casinò di Sanremo, dove moltissimi hanno dissipato delle grandi fortune, altri si sono anche arricchiti. Sì. Ad onor del vero è così. Bene, qui fa anche un po' freddino, quindi conviene che noi chiudiamo questo servizio dall'Hotel Savoia, dove lo ricordiamo. Dove Luigi Tenco nel 1967 chiuse la sua carriera professionale e anche la sua vita. Dopo aver cantato al Teatro Ariston, Ciao amore, ciao. Non sono emozionata, sono tranquilla e mi piace molto farlo, quindi... Tutto bene? Sì, sì, sono tranquilla, cioè quello che dovevo fare era di fare una serata tranquilla, comunque parlare con i cantanti di musica e penso che è quello che abbiamo fatto, quindi manca l'ultima sera adesso. Quindi questa sera rush finale, vero Roberto? Sì, sì, è qui. Ah, loro? Sì. Stasera l'ultima serata di Sanremo. Sì, per forza. E poi cinema e TV. Sì, magari, tequila e buonetti, sì. Prossimi immediati impegni? Sì, salutiamo. Grazie. Allora, salutiamo. Ciao, ciao a tutti i telespettatori. Ah, che posto, Roberto. Pensare che qualcuno ci fa a Sanremo, al festival, basta con questi festival. Godiamoci questo panorama. Questo, sì, penso, stiamo ad... Viaggi di questo albergo, questo hotel, le piscine, il mare, sì, il sole. Enzo, stiamo ad Ajaccio, là c'è l'Italia, là c'è l'Italia. Dobbiamo andare a Sanremo. Mi fai stare in Corsica e voglio andare a Sanremo. Intanto godiamoci la Corsica. Lo so, insomma, sono quattro tappe. Quando non arriviamo in tempo non ci fanno entrare. A Sanremo non ci fanno entrare. E gli accrediti se via qualcun altro. Pensi che arriviamo in ritardo? Tu pensi? Io penso di sì. Chiama il cameriere, va. C'è l'Italia, la nostalgia dell'Italia. Cameriere, ci porti due... Cocktail Festival, in barba al Festival di Sanremo. E poi ti fai pure il bagno dietro magari, in piscina. Guarda che piscina. E Sanremo intanto, ce lo vediamo in TV quest'anno. Vabbè. Allora io intanto al festival non ci penso, caro Roberto. Basta, è la Corsica, guarda che bello, che panorama. Così poi ci esercitiamo con il francese per Cannes, questa magari... Però magari un saltino lì, 20 miglia, Sanremo è vicino, non... sì, ci vuole poco. Due passi. Uno sforzo di volontà, Enzo. Basta anche con i microfoni, non ne posso più. Basta. Il festival. Spero che il mio passaggio televisivo convinca e che l'artista Tozzi si sappia che è ritornato sul mercato con un CD che si intitola Un'altra vita e mi auguro di riuscire a emozionare in quei 4 minuti che ho a disposizione.
Scusa, Umberto Tozzi, per nostalgia italiana, un saluto agli italiani che ti conoscono in tutto il mondo, agli italiani che sono nel mondo. Per nostalgia italiana, che è uno spazio internet. Ciao da Umberto Tozzi e agli amici di Nostalgia Italiana, ciao. Prepotenti. Molto. Sì. E questa volta siamo davvero in paradiso, Roberto. Il sogno si è spostato da Sanremo in paradiso. Ecco. E abbiamo incontrato... Allora, ecco, se siamo in paradiso sarà vero che Gesù in mezzo ai due ladroni. Esatto. Ecco, esatto. Sareste poi voi. Ma... Barabba e Giuda. E Giuda, e Giuda. Vabbè, io certo non sono Cristo. Forse merito di essere crocifisso come Cristo, ecco, sì. Sì. Allora chiediamo al frate se arriveremo a Sanremo, no? Visto che è un sogno. Sì. Arriveremo a Sanremo. Kenzo, che stiamo sognando di essere al festival, sia io che Roberto. Arriveremo al festival. Ma noi siamo in paradiso, padre, siamo in paradiso. Oh, arriveremo al festival, noi stiamo sognando. Certo, come non arriveremo a Sanremo? Ci arriviamo, sì, come no? Beh, dobbiamo essere fiduciosi, speranzosi. Diciamo che siamo già arrivati con padre Alfonso. Sì. Da vero? San Giovanni Rotondo a da San Giovanni da padre Pio. Io credo che sia stato ispirato da padre Pio. Padre Alfonso si è montato un po' la testa oppure è rimasto sempre... No. Padre Alfonso è un frate che crede in Dio. Questo non abbiamo... ma non mica così semplice. È un frate che ha capito che finalmente bisogna uscire dalla sacrestia, dal convento, dalla chiesa per andare in mezzo alla gente a portare... Ma a me piace... L'età ce l'ha o non ce l'ha? È equivocato perché laggiù nel suo paese sono tanti che si chiamano parente, ecco, invece hanno equivocato. Comunque non è bello che il Papa... E là sul Sinai dove Dio ha dettato le leggi, ecco, e padre Alfonso è sul palco dell'Ariston, due modi diversi, distinti, ma uguali per portare i messaggi. Il primo debutto, padre Alfonso, l'ha fatto proprio con noi 2 anni fa, se lo ricorda, al Des Etrangers, quando cantò e suonò il piano, quando facemmo l'intervista, cantò anche lei. E no, io tanto è vero che ho detto a Roberto, vedrai che si presenterà lui a Sanremo. No, sì. Io sarà per la prossima volta, padre. No. Lei non sa niente. Scuro di tutto. È all'oscuro di tutto. Anche lei non di tutto. Sul setto d'oro. Sì, può lasciare il messaggio. Mi dovresti fare un saluto per Nostalgia Italiana, che è il sito internet per gli italiani nel mondo. A Nostalgia Italiana ci sono anch'io, un grandissimo futuro per tutti. Ciao da Mariella Nava. Sì, grazie Mariella. Speravo tanto di incontrarti. Senz'altro. Sono stato contento. Spero. Il feeling con Amedeo? È buono. Grazie. Grazie. Signora, scusa, ieri sera qualche cosa non ha funzionato, a livello tecnico voglio dire. Ma noi ce l'abbiamo fatta lo stesso, non c'è problema. Ma anche tu sei un perfezionista, quindi... Sì. Ti sei arrabbiato. Un po' mi sono arrabbiato, però insomma, vabbè, bisogna capire, è difficile fare questo festival, È molto difficile. Senti Amedeo, per Nostalgia Italiana, il sito internet che va in tutto il mondo, per gli italiani che ti seguono dal mondo, se mi fai questo saluto, ecco, sì. Scusa. Italiani nel mondo, adesso io... A fine aprile sono in America, faccio una tournée americana, quindi credo ne incontrerò molti. Mi dispiace che siano in giro per il mondo, mi piacerebbe che fossero a casa e che non ci fosse più nostalgia. Definizione di nostalgia? Non mi piace la nostalgia, non mi piace. Grande male. Sì, grande male. Va bene. Grazie Amedeo. Prego. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Sempre uno dei migliori comunque. Sentiamo anche un po' di protesta, perché anche la protesta va bene. Buonasera signora. Buonasera. Oh, io sono un sessuologo, sono il dottor Cirillo e da tempo svolgo una campagna che si svolge in Australia, in Cina e in Europa per la diffusione dell'unica barriera contro questo male dilagante che è l'AIDS. I governanti non si rendono conto che bisogna pensarci seriamente perché aumentano i casi di infezione e diminuisce l'uso del condom, del preservativo, soprattutto tra i giovani, il che è gravissimo, l'unica maniera è renderlo gratis. Questa è l'unica maniera per poter contrastare questo male che avanza e purtroppo le campagne pubblicitarie non servono assolutamente. Grazie dottor Cirillo, ci preoccupiamo anche noi di Panda, inquinamento e dimenticare i morti per AIDS. Anche noi come lei, la ringraziamo. Grazie. Allora signora, scusi, chi vincerà questa sera? No, non può pensare subito, chi vincerà? Non posso pensare, non so, Morandi. No, lei signora... Cosa devo dire? Quello che vuole. Quello che voglio? Se mi fate entrare... Voglio? Il cantante. Non voglio sentire le canzoni belle. No, chi vuoi che vince stasera? Ah, non lo so, chi posso sapere. È lì dentro, signora, me lo dica lì dentro.
perché non l'ho visto e non so cosa posso presentare. E dopo ne parleremo, grazie. Complimenti per il look, no? Grazie. Sì, chi vincerà questa sera? Ah, non ho proprio idea. Non ho seguito. Bravi. Come? Tutti bravi. Sì, lei che professione svolge? Imprenditore. Imprenditore. Vicino a Berlusconi c'è una cosa? No, non vicino a Berlusconi. No, perché il tono era quello. Il tono era quello, grazie, buonasera. Arrivederci. Buonasera, Leone di Lernia, sì, sta parlando a questa televisione, cos'è, Tele? No, siamo sette televisioni. Guardi lì, siamo a piedi grotto, bellissimo. Faccia un commento, il commento del Leone di Lernia. Faccia il commento. Non so se si può fare questo commento con questo sparatorio che stanno facendo, dove? Non so se è una rapina in banco oppure sono i fuochi artificiali. Come si gioca il Napoli, eh? È il Napoli, quando giocava il Napoli, no? Quando come si gioca il Napoli. Perché il Napoli giocava 30 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. Adesso il Napoli sta andando benissimo, spero che va in Serie A al più presto possibile. Sì. Così Leone di Lernia almeno mi si può andare a buttare da sopra al domo. Ciao. Benissimo, grazie, ciao Leone. Roberto, allora continuiamo con questo commento. Chi arriva adesso? Perché è molto colorata questa passerella, eh? Vai col commento. Dico, Leone di Lernia si vede sempre a San Siro, però ti fa per il Napoli. Sì. Adesso ci sono queste ragazze che stanno distribuendo dei bigliettini, vediamo di cosa si tratta. Sì. Allora, se vi girate un attimo, nome, cognome, indirizzo, prego. Lì. Allora, io sono Venere, sì. Ho 23 anni. Sì. Via, no? Sì, sono di Taranto. Via, no. Via e cap. No, troppo pubblicità. Cap. Il cap. 7400. Perfetto, nome, cognome, indirizzo e cap. Via. Claudia Gianghiottone, abito in Calabria, sono di Fentina. Cap. Cap 87040. Perché è importante il cap, è vero? Sì, ma di che cosa si occupano? Poi glielo direi. Allora proseguiamo con il cap e poi di cosa si occupa. Prego, nome, indirizzo. Claudia, vengo da Taranto, ho 18 anni, 74010. Cap sarà un'altra cosa. Alessia, vengo da Taranto, agenzia Royal, 74100. Lei il suo cap, scusi. 8243. Ciao. Ciao. Come stai? Io bene, si protegge bene. Sei bravissima. Anche tu, abbiamo come insieme intervistato Gorbaciov. Ma diciamolo veramente, che siamo stati gli unici a intervistare Gorbaciov. Ma come al solito noi siamo i più forti sulla piazza, oramai non ci parla nessuno. Grazie. Intervista tra colleghi. Grazie. Insomma. Grazie. Ciao. Buon lavoro, ciao. Ciao, ciao. Oh, finalmente una collega colorita, variopinta. E chi più ne ha ne metta? La passerella. La famosa passerella. Senta, mi dice il suo cap, per favore. Allora, io sono Flower Terry. No, il suo cap. Che cap ha lei? Codice di avviamento costanziale. 42040. Benissimo, benissimo. Allora, senta, mi faccia una cosa, prendi il microfono. Sì? Sì, e dica qualche cosa qui su questa bolgia. Per esempio su Lucrezia Bolgia, lo dica. La famosa Lucrezia Bolgia, che è stata una grande... Sì, prego. È stata una delle più grandi protagoniste, non posso contendere con nient'altro, e questa è una delle manifestazioni in cui va bene menzionarle, e le menzioniamo. Sì, voglio dire, la Bolgia è stata una grande protagonista, e che protagonista! Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Anche voi, ciao. Lei come c'ha il telefonino sempre collegato con... Sì. Mi spieghi un po' com'è bardata, prego. Allora, no, sono bardata così perché devo sapere chi arriva sulla passerella, quindi siamo in contatto automaticamente, esatto. Con tutto l'apparato, no? Esatto, mi tengono i collegamenti. Benissimo, anche le borchie, zampa d'elefante. Ci devo salutare, voi siete? Sì, noi siamo, voi siete e si sono. Sì. Ci salutiamo attraverso questa telecamera bellissima, qua dall'Ariston. Allora Roberto, ormai siamo giunti al rush finale di questo Festival di Sanremo, anni 50, targato 50° anniversario. Sentiamo un po' chi vincerà questo festival. Signora, scusi, chi vincerà questo festival? Non lo so. Morandi. Vedo una giovane promessa, Marion, eccola qui, Marion.
facciamo l'autografo? Sì, certo, sì. Minimo. Forza, qua, allora, incidiamo. Mario, il prossimo anno sicuramente Roberto, che l'ha già intervistata, la vedrete a Sanremo, io me lo auguro, vero Mario? Ce l'auguriamo tutti. Sì. Senti, una bella soddisfazione mi sembra, no? Cavolo, non me l'aspettavo, davvero, bellissimo, molto bello. Bene, sono contento, aspetta che facciamo fare un primo piano su Gianfranco, ti sta riprendendo, noi ti ringraziamo i fans che hai, i tantissimi autografi che stai distribuendo. Allora concludiamo da Sanremo, con lei che saluta e anche noi salutiamo. Sì, salutiamo questo festival. La girata di Gianfranco è stata migliore di quella di Luna Rossa. Certo. E con questo salutiamo dicendovi che il festival di Sanremo è stato vinto da... È stato vinto. Va bene? Grazie. Arrivederci. Consegniamo il microfono e noi ce ne andiamo, no? Al prossimo anno, sì. Sì, al prossimo anno. Al prossimo anno, grazie. Comunque, sogno o realtà? Ai posteri, l'ardua sentenza. Signore e signori, buongiorno. Qui è Telefestival, siamo giunti alla conclusione del festival. I vincitori naturalmente li avete già conosciuti dai media nazionali. Sì, e tutte le polemiche ormai, ormai sono state nascoste, soppite, sì. Però i nostri due inviati ancora qua non sono arrivati. Sì, ci è giunta comunicazione dall'ANSA che li hanno visti al ristorante Filippone di Pescina, là che... Pescina. Rettifico Pescina. Rettifo Pescina. E quindi anche senza di loro il festival si è concluso, il 50° festival dell'anno 2000 si è concluso nel migliore dei modi. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo anno dal vostro inviato Corrado Corradi.